Buon pomeriggio, bentornati, sono le 17:33, un periodo che arrivo un po' in ritardo. A ora di cena sono Maddalena Fossati, sono il direttore della cucina italiana e come sempre siamo qui per parlare di cucina. Vedo già Laura Forti, ciao Laura, ciao Alberto, Orlando, Bruno Orlando, Nevia, ottima Nevia, la vediamo sempre, Cappuccino. Comunque ragazzi, bentornati, benvenuti. Oggi parliamo con un cuoco, ciao Antonio, ciao Fabio. Eccolo qua, vedo anche lo chef che di oggi, aspettate che mi si è incastrato il telefono, eccolo qua. Ma noi siamo quasi a 3 mesi di diretta e non abbiamo più paura di niente. Ecco Daniele Turco, che è lo chef dell'Hotel Gritti a Venezia. Ciao caro Daniele, come stai? Ciao Maddalena, tutto bene, grazie. Ma non sei al Gritti, perché il Gritti mi sa che è ancora chiuso. Mi sa che la faccenda non è lunga, ma ci vorrà un Ci vorrà del po'. tempo. Diciamo, stiamo pensando, anzi, è sicuramente definito che si ripartirà il 1° luglio. Primo di luglio. Ah, vabbè, ok. Intanto Sì. vediamo una Venezia vuota, tristemente fino a un certo punto, perché è talmente bella che fatichi a essere triste. Adesso, se non la guardi da un punto di vista business, sembra che la città si stia riprendendo un po' da quelle invasioni di turismo che abbiamo sempre visto, che sono belle, Direi, ahimè, è talmente bella dal punto di vista, diciamo, scenografico, dal punto di vista, sì, dei paesaggi, che no, cioè, non siamo abituati a vederla, diciamo, così, con queste calli svuotate dalle persone. Però, d'altra parte, sì, è una cosa che forse, non, come in tante città, non avremo più l'opportunità di vedere. Quindi, da una parte, sì, dai, facciamocela. Cioè, questo è un punto buono, dai, con i sotto questo canali profilo. pulizi, scritti, Speriamo sì. onestamente di rivedere la gente numerosa, non solo nei Sì. fine settimana. No, diciamo che sarà importante magari usare questa esperienza per approfittare di una città così bella in modo più rispettoso, ecco. Sì, Buonasera, Gino. infatti No? credo c'era qualche cliente, cioè più di qualche cliente, voleva venire in questo periodo per approfittare e vedere una città che in questa maniera sarà difficile rivedere, insomma, Certo. e avere questo tipo di esperienza. Infatti io, anche quando i miei clienti della scuola di cucina, i nostri clienti, ci chiedono qual è il periodo migliore per venire e gustarsi Venezia, a me principalmente, ho detto, gennaio, febbraio sono quei mesi dove forse si respira ancora quell'aria perduta, diciamo, di quella che Beh, era la Venezia di un sì, tempo. hai ragione. Io sono stata a Venezia l'ultima volta a dicembre. Tra l'altro non a Sant'Ambrogio, che come sai per i milanesi è, come dire, è il weekend importante, ma tipo un giorno qualsiasi intorno al 15-20, ed era stata stupenda perché comunque in effetti anche lì c'era molta meno gente, la città sì, fa freddo, è umida, vabbè, però del resto è il mio sogno di vedere Venezia. Beh, Ma se certo. la capisco, Venezia è una città che all'inizio ti tratta un po' così perché è talmente stufa di avere i turisti. Ma Sì, poi se diciamo entri che nel flusso è molto bello, no? forse c'è quel lusso, no? Di dire abbiamo tanta gente, tanti clienti. È una cosa, diciamo che no, inaspettata, perché Certo. chi poteva aspettarsi una cosa del genere? Quindi io Allora, dovete sapere però che Daniele lavora nell'hotel a Venezia, ci sono l'Hotel Danieli, i Cipriani e il Gritti. Cioè, ci sono Gritti. tanti belli hotel, non mi fraintendete, ma Certo. il Gritti è un posto molto speciale perché poi sei in centro, cioè sei nel cuore della città, ma allo stesso tempo sei, come dire, hai una terrazza sul canale bellissima, firmata da riva, sembra essere un po' in un motoscafo, no? Un posto veramente Sì, sensazionale. diciamo che magari anche la dimensione dell'hotel, che non è né grande né piccolo, sei diciamo al centro, però allo stesso tempo hai una dimensione un po' più appartata, no? Rispetto ad altri alberghi, dove esci dalla hall e sei subito immerso diciamo, dalle comitive di persone. Quindi Non... secondo me come location a chi piace, perfetto, insomma, sotto quel profilo là. Comunque, diciamo che scrivono da Venezia, dai Venezia al gol italiano, certo. Diciamo che molti VIP vanno ai Gritti. Vi dovete sapere che io quando lavoravo a Vanity Fair ho passato diversi giorni al Gritti.
il tuo direttore Lorenzoni, Paolo Lorenzoni, che salutiamo caramente, mi aveva dato giusto uno spazio per stare lì perché dovevo coprire un sacco di cose e ci avevo incontrato, non so, i fratelli Coen, Frances McDormand, cioè veramente il top del cinema mondiale. Sì, diciamo che in quelle giornate è abbastanza facile. Classico, Durante la sì. mostra del cinema e durante la Biennale trovare Cioè, la Biennale, personaggi. poi d'arte contemporanea, certo. Ma senti tu, parliamo 2 minuti di VIPeria, dai, 2-2. Qual è il VIP più simpatico che hai incontrato al Gritti? Ma a me è Quello. piaciuto, ne stavo parlando qualche giorno fa, Clint Eastwood, secondo me è una persona, intanto è un monumento, diciamo, della cinematografia mondiale, no? Sì. E poi mi è piaciuto questo suo atteggiamento anche molto disinvolto con le persone e sicuramente non è uno che fa pesare la sua personalità. Ed è una persona molto semplice, attenta, mi è piaciuta. Ed è, secondo me, come dire, è anche sconvolgente vedere come una persona semplice, perché delle volte siamo abituati a sentire questi artisti così stravaganti, che fanno delle cose strane. È una persona molto normale, che però ha fatto, secondo me, dei film che sono dei capolavori. Ma ha qualche gusto gastronomico particolare? C'è un piatto che ha amato particolarmente? Ma no, lui diciamo che è di gusti abbastanza semplici, per cui non Capito. è più da, diciamo, ha raggiunto, diciamo, quell'età dove si preferisce magari più la zuppa o qualche piatto Ha fatto caldo. 90 anni da pochi giorni, in effetti. Sì, sì. Sì. Per cui diciamo, quelli sono i suoi piatti preferiti, diciamo, in questo senso. Ok. Senti, e invece tu cos'è che ti piace cucinare? Perché tu hai una caratteristica di fare una cucina molto locale, ho visto passare anche le moeche, moeche sono. Ma diciamo che Cosa ti piacerebbe cucinare? Non so, a parte che adesso sei a casa tua, immagino, no? adesso sì, diciamo a qualche sporadico giornata dove sono tornato, perché avevamo questo orto nell'isola di Mazzorpetto con questi carciofi, cosa ho detto? Li facciamo andare a male sulle piante. E abbiamo queste 5.000 piante e ho detto cosa facciamo? E allora un po' alla volta, un giorno uno, un giorno l'altro, si tornava così. Abbiamo messo carciofi sott'olio fino all'anno Buoni, prossimo. che Sì. buoni. Poi veniamo a mangiarli. Bella la lampada stilosa, qua non sfugge niente. Grazie. No, il Senti. bianco non risalta molto con il mio incarnato, però questo abbiamo, Vabbè, purtroppo. mi sembra che come beh, amo la cucina italiana e la cucina marocchina. Zuina ci scrive. Beh, anche la cucina marocchina è molto buona. E Sì, invece Michael perché Comaine dice che anche lui. Mi è suonato il telefono. Poi la Luisa Lecchi, carciofi 5.000 piante, ottimi. sì, no, carciofi tantissimi. Cucina marocchina perché durante il restauro del Gritti mi sono trasferito per un annetto giù in Marocco ad aprire un hotel. Mi è sempre piaciuta così l'idea di spostarmi ogni tanto, no? Invece, Famiglia per scusami, bestello. Michael Comane, non so se lo dico bene, è South Africa. Ciao Michael dal South Africa. Siamo Ah, Sudafrica. international. Saluti a Sudafrica. E quindi dicevi che sei stato in Marocco dove? Era a Marrakech per un anno. E lì abbiamo fatto un concetto di cucina italo-marocchina, per cui è stata una fusione, diciamo, ho messo un po' a frutto quelle che erano le mie conoscenze della cucina siciliana, avendo lavorato un po' in Sicilia, diciamo, per un annetto. E più la cucina marocchina, quindi couscous, questi sapori, e allo stesso tempo la cucina italiana slash veneziana, mi sono adoperato per portare qualche lampadario di Murano, qualche addobbo che ricordasse. Abbiamo fatto questo ristorante un po' fusion, E però come si chiama questo ristorante? si chiama Maroliano, quindi Ah, scusa, è una cosa un po' Marocco. scontata, ma È un questo po' era. come parlare lo Spanglish, quelle robe lì. Sì, però la divisione era abbastanza netta, diciamo che la cucina italiana andava per conto suo e come cucina marocchina ho voluto proprio una cuoca marocchina, Certo. perché secondo me
ci possiamo anche adoperare noi chef, no? A fare queste contaminazioni. Però la cucina, siccome è la cucina tradizionale, la cucina deve essere fatta proprio, deve avere quel tipo di sensibilità che non è facile acquisire dopo qualche mese. Certo ci può arrivare, però diciamo che poi sono proprio le donne che fanno la cucina. L'uomo è ancora poco presente in È cucina. vero, in Marocco sono proprio le donne, non ci Sì. sono uomini chef, poi non c'è E io questa. stavo benissimo, te devo dire la verità, con le donne mi trovavo alla grande, perché Si fa hanno, squadra? diciamo, quel dettaglio, l'attenzione che molte volte nell'uomo, soprattutto nella pulizia di quello che era il luogo di lavoro. Senti, ma scusa che intanto vedo passare, grazie, scritto ai mesi di abbonamento ai corsi online, grazie mille per ciò che fate. Scusa, lo dico da cucina italiana, Beh, certo. figurati, è un piacere, è il minimo per tutto quello che sta succedendo. L'importante è stare insieme e sapete Certo. che lo sento veramente. Ma ascolta, Daniele, visto che col couscous hai avuto, allora, in casa mia il couscous c'è sempre perché è Sì. molto facile da preparare, è veloce. E puoi condirla un po' come una base, no? Come la pasta, è una cosa molto. Cioè, una cosa che. Che couscous faresti tu a casa stasera? Un po' all'italiana, facciamo un po' di Allora, molto, descrizione. molto semplice, perché poi diciamo che magari tante volte si discrimina la semola precotta, diciamo, ah, dovresti stare lì, incocciare, fare, però diventa un'impresa epica, perché io ricordo Sì. le donne marocchine cominciavano la mattina presto a fare il couscous, ci voleva una mattinata intera. Quindi io direi con della semola precotta Che non e fa lì male a fare, nessuno, via, dai. ma sì, da fare Capisci? delle cose molto semplici. Anche, voglio dire, adesso abbiamo dei favolosi, cominciano a venire fuori questi pomodorini molto dolci, queste cose, e semplicemente mescolarli, fare una bella base, il couscous con un buon olio d'oliva, e poi che ne so, quindi una base di pomodori, e olio d'oliva buonissimo, basilico, e facciamo questa base di questo brodetto da mettere sul fondo. A parte ci facciamo la nostra semola, che è semplicissima, basta dell'acqua calda, dell'olio extravergine, e poi stracciarlo con una forchetta. Ok. A quel punto ce lo stampiamo, facciamo delle mandorle e letteralmente le facciamo tostare in padella con un po' di olio, e della cannella, e poi così condito semplicemente dei pomodori freschi e abbiamo risolto un piatto anche in 10 minuti, diciamo. Poi, Mandorle, cannella e pomodori, suggeriscono i pomodori piccadilli, ti va ah, bene? ma il picadillo sì, anche. Però anche del semplicissimo datterino, del pomodorino, cosa abbiamo? Dei pomodori, sì, il picadillo va bene, sicuramente anche il pomodorino giallo, che c'è questa base molto, molto buona, dolce, secondo me si adatta molto bene, anche mescolati tra di loro, perché no? Bellissimo mescolato, sì. Mi Sì. sembra anche un buon sugo per la pasta quello che stai dicendo, visto Bah, sì, che beh, poi sicuramente. parliamo di sempre ciliegino. Sì, ragazzi, Poi noi scatenatevi. adesso a casa in questo periodo qua, io ho mia moglie che è molto sportiva, mia figlia che lo è altrettanto, perché una fa triathlon, l'altra corre, non può. E allora mi sono dovuto adoperare a fare questi piatti un attimino un po' non bassi di calorie, ma cercare di fare meno intingoli possibile. Quindi è stata Certo. un po' la sfida. Ieri, per esempio, mi sono adoperato, ho fatto una parmigiana, ho detto volevo fare una parmigiana non fritta, però allo tempo stesso farla buona Eh sì, perché non è c'è. facile. Quindi l'ho fatta prima passata sulla griglia e poi gli ho dato giusto una scottata, ma veloce veloce su una padella antiaderente, tanto per dargli quel quid in più, per dare un po' di Sì, spinta. di vigore, se no. Sì. Però alla fine dico, con una buona salsa di pomodoro, fatta ripassata in forno e ben gratinata, la differenza c'è, ma non è così abissale. Diciamo. Però la sera ti puoi mangiare una parmigiana e vai a letto tranquillo, ti posso dire che ho dormito tranquillamente senza rigirarmi nel letto. Diciamo che quel pezzo, perché io, vabbè, poverine, le ragazze della redazione diventano matte perché ogni volta dico questa frase, insomma, il cuoco, bravo cuoco, si giudica dal mattino dopo, no? Cioè, e
È anche vero che sì, se friggi tutto è ovvio No, che... diciamo che la Però se per fare frittura una parmigiana è una via così... facile, no? Per arrivare al risultato, perché sicuramente incontri il gusto, cioè è come drogare il cibo, nel senso buono, però Certo. Beh, diciamo che parti un po' avvantaggiato, via. certo, Ma quello. facciamo un focus anch'io. Gino Lombardo suggerisce di fare un focus sulla parmigiana. Andiamo un po' più dentro, raccontaci bene come l'hai fatta, che poi la ripetiamo prima. La ripetiamo Allora, dopo. io semplicemente, perché poi quando sono a casa qua mi piace improvvisare, non è che sto lì a troppo. Sì, a Allora, fare tante riflessioni prima, eh. no, diciamo, vado di getto, per cui ho detto non devo friggere, non devo. Allora, semplicemente ho tagliato le melanzane, le ho fatto Spesse? le ho fatte meno di un centimetro, Ok, diciamo. ok. Quindi qui 6-7-8 mm, giù di lì, poi voglio dire. Se avete, come dice, la classica mandolina, andate meglio. Io sono andato di coltello perché mi piace andare di getto così. E poi c'è anche il discorso che a casa non devi far puzza, no? Cioè non devi fare odori e quindi Certo. griglia, però griglia Ma senza le hai olio. farinate le melanzane? No, 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 no. Griglia senza olio. E quindi passate semplicemente. Tolte via dal sale, asciugate e passate nella griglia. Ah, aspetta però. Le melanzane nere o viola? Ho usato delle melanzane, sono zebrate quasi, sono Ah, bianche e nere, sono molto simili. E sì. è una pasta molto bianca e Ok, ma quindi sono tu le metti nel gradevoli. sale, le affetti le metti nel sale per Le un po'. metto nel sale per farle sgocciolare un Quanto po'. tempo? Quarto d'ora. Ma quei 5-10 minuti, Ah, perché poi non ok. c'è tempo e devi fare le cose in fretta. E poi ho preso la griglia, una griglia semplicissima, di quelle che si usano in tutte le case, l'ho messa sul fornello, l'ho fatta scaldare per bene e le ho ripassate, le ho grigliate. E poi ho usato tutti gli elementi a crudo, quindi avevo un ottimo olio d'oliva che mi aveva portato un collega dall'Abruzzo. E le ho condite, poi mi sono fatto una salsa di pomodoro senza friggere la cipolla, ma semplicemente non so se come fare il fegato alla veneziana. Quindi ho la cipolla bianca e l'ho fatta stufare leggermente, però mai senza friggerla mai. Arrivo qui 50-60 gradi. Poi ci ho messo il pomodoro classico, l'ho fatto ritirare un po' di origano, sale, pepe, non ho messo aglio, basilico. E poi niente, poi ho fatto la mia parmigiana, quindi la salsa di pomodoro, avevo della mozzarella di bufala, ho usato anche quella, l'ho fatta sgocciolare un po', il parmigiano abbondante e poi quella mezz'oretta in forno per farla cuocere. A me piace però in ogni caso mangiarla il giorno dopo, Certo, perché perché secondo sì. me acquista, cioè c'è un'amalgama migliore, riscaldata, fa parte di uno di quei pochi piatti che secondo me... Riprese il giorno dopo sono anche più rotondi, più completi Beh, come. anche la peperonata non è più buona il giorno dopo. Certo, no, sono quelle. Cioè... Io ho trovato mia madre che mangiava la pasta e fagioli fritta dal frigo, quelle sono delle aberrazioni, però voglio dire, sono quei piatti Sì, che che sono dice più buoni che dopo, certo. sì. Senti, ma un'acciughina in questa parmigiana pare brutto? No, anzi, caspita, se ce l'avete, In perché che no? momento lo metteresti? Ah, c'è Mischilla, ciao Mischilla! Dai, ciao. Ma che fra l'altro è un grandissimo gourmet Mischilla, l'ho Sì, eh? conosciuto a un Gran Premio, sai chi è, no? È un Sì, rapper era un rapper, no? Se fortissimo. credo. Lui l'ho conosciuto al Gran Premio a Valencia, nello stand della Piaggio. Che poi lì non è Piaggio, cioè Piaggio è la casa proprietaria. E abbiamo parlato un sacco di cucina, ho scoperto che lui va da tutti gli chef, magari è venuto anche da te Io sotto spero nel che tuo venga a questo punto. portafoglio. Senti, ma invece se immaginiamo di venire al Gritti, che come dire, io mi immagino riapertura 1º luglio e tutte le persone collegate, facciamo finta, vengono al Gritti a bere in terrazza un bel aperitivo su quella terrazza a vista acqua, seduti su quei comodi, con quelle bellissime poltrone stile Riva. Cosa ci porti come aperitivo e con cosa l'accompagni? Che sarebbe un momento magico, vero Ma secondo ragazzi? me, cioè, come aperitivi, cerchiamo di sfruttare un po' tutto quello che c'è del momento. Quindi, se sono i carciofi, sono i carciofi. In quel momento. Se sono asparagi, sono asparagi.
mi piace molto poi riallacciarmi anche alla tradizione locale. Certo. Quindi, che ne so, la polenta, per esempio, la prendo o mi piace però magari presentarla in una versione più croccante, no? Quindi magari queste sfoglie di polenta croccante servite con magari una spuma di baccalà. Oppure, che ne so, Buono. stavo leggendo qualche giorno fa, ho ripreso in mano dei vecchi libri che parlavano proprio di vecchi baccari qua a Venezia, e devi sapere che c'erano ogni baccaro nei vari sestieri di Venezia era specializzato, aveva un piatto suo principe, quindi poteva essere, che ne so, i nerbetti, poteva essere, che ne so, le sarde in saor, Boh, l'hanno oppure appena fumato, sì. la zuppa di trippe e queste cose qua. Quindi magari anche in certi momenti posso presentare anche queste cose. Anche, per esempio, la classica polpettina di vitello. Secondo me è un bel piatto, anche da Ah sì, abbinare. ha voglia. Non, Qua non, c'è cioè, non... un grande club della polpetta, poi c'è chi dice di mettere sulla polenta, cioè di usare la polenta come base per tutte le cose che hai detto, e Mischilla dice che facciamo venire fame. Guardate che a quest'ora c'è sempre da morire di fame. Le conversazioni sono in realtà orientate a farci venire una gran fame. Beh, Ma... io spero di sì, no? A quest'ora. Io ho fatto anche una bella corsa in bicicletta, quindi Bravo, mi bravo. stavo tenendo per l'ora dell'aperitivo, che alle 7 qua è diventato ormai happy hour, tutte Ah le sì, sere. eh? Sì. Che No, non aperto bravo. al pubblico, però riservato alla No, la cerchia famiglia. familiare. E cosa fai per esempio per l'happy hour casalingo? Che Ah! fortuna averti in casa però, ragazzi. Che fortuna. Cosa? Avere uno come te in casa che ti fa l'happy hour così. Ma mi piacciono anche le cose, che ne so, spesso mi piace preparare, che ne so, una guacamole o anche dei gamberetti crudi, Adoriamo la guacamole. che ne O so, Ile, scusa. delle croste di mais, o piuttosto anche i carciofi fritti ne ho fatti parecchi, anche proprio fatto così, tirato fuori dall'olio e servito semplicemente. E poi mi piaceva fare anche degli spaghettini freddi, una base di pomodorino giallo, bello acido, e sopra anche un battuto di scampi e un goccio di olio. Cioè, questi sono più o meno i gusti miei alla fine della giornata. Continua a suonarmi il telefono, mi interrompo. Alla fine della giornata si accontenta, diciamo, di un filo d'olio e due spaghetti cotti al dente, più o meno quella è la mia cena. In questo periodo mi sono trovato così, un po' il pesce fuor d'acqua, no? Delle volte dicevo, ma il papà non c'è mai, c'era ogni tanto. E di Ed colpo c'è era sempre. per loro così, un momento bello, perché abbiamo convissuto per 3 mesi. Pensavo che al terzo giorno già divorziassimo, invece è stato bello e interessante, perché c'è stata anche una bella collaborazione fra me e mia moglie, anche lei col telelavoro, per cui tutte queste cose, e Certo. anche il fatto, più o meno, ho continuato a fare il mio lavoro perché pianificavo i pasti, per cui avevo sfidato me stesso ad andare una volta sola al supermercato alla settimana, Bravo. come un po' andare in auto. Qui dovevo pianificare dalla Z, e diciamo che Sarebbe un bel diario, una bella storia questa. sì, questo era interessante, anche perché poi rendere interessante non tanto per mia figlia, che ormai ha 18 anni, ha un certo regime, ma per i piccolini, perché loro è più difficile. Quanti ne hai, scusa? Mia figlia c'ha 18 anni. E mio figlio, il piccolo, ne ha 9, ne ha 10, per cui Sì, ancora bambino. è ancora, diciamo, nella fase che deve venire a mangiare in 5 minuti e poi ritornare alle sue occupazioni, perché diciamo che non quasi sono in quella fase in cui si dimenticano di mangiare. Quello che non Certo. capita a me, sfortunatamente. Senti, ma Daniele, ma lo chiede anche Alberto, ma quando prima parli di fegato alla veneziana, anch'io volevo chiedertelo. Il Sì. segreto per farla venire proprio buono, per farla venire molto buono, com'è? Allora, il fegato alla veneziana è una cosa talmente delicata che se non hai una materia prima postissimo è meglio non cimentarsi. Allora, prima cosa direi una grande materia prima, quindi un fegato di vitello certificato, che tu sai dove comprarlo dal tuo macellaio.
possibilmente farselo dare in un pezzo unico, no? Senza farselo affettare. E poi c'è una pellicina sopra, sul fegato, che non è molto facile da far venire via. E quella è importante tirarla via, perché poi quando va in padella, se per caso la lasci là, quando va in padella s'arriccia e anche ha questa tensione che non è gradevole. Certo. E invece il fegato, dicevo, deve essere freschissimo e lo dovete riconoscere perché deve avere questa grana molto compatta. Quindi quando affondate anche il dito sulla superficie del fegato, non deve sgranare, perché se sgrana vuol dire che ha già un po' di giorni Certo. sul groppone e non è una bella cosa, un bel segnale. E in più il fatto di essere vecchio non è come una carne di mangio che palesemente migliora, quindi chi se ne frega. Il fegato va consumato freschissimo, perché tende a diventare amaro. Certo. Quindi una volta che avete questo pezzo di fegato, un coltello bello affilato, io sono della scuola di pensiero, poi ci sono altri. Oh, sì, ma qua ti voglio sapere la tua, tanto. Allora, la mia scuola di pensiero è quella, mi piace tagliarlo molto sottile. Ok. Quindi lo taglio molto sottile e lo lascio là. Magari lo metto su una garza su un telo, magari anche della carta, per asciugare quel po' di sangue che fa. A parte, mi faccio la cipolla e uso la cipolla bianca, quella tipica che si usa qua da noi nel Veneto per fare anche le sarde in saò. E la faccio proprio a passire, nel senso non la faccio mai bruciare, la faccio Deve andare rimanere dentro. bianca. Sì, bianca, deve rimanere bianca, diciamo proprio traslucida, non è segreto. Ed è bello in questa maniera. E poi diciamo che. Allora, io consiglio la padella, vi ricordate quelle padelle di ferro che si usavano una volta? È proprio, si trovano ancora nei negozi specializzati, quindi è una padella proprio di ferro pesante. Ok. Però se non ce l'avete, una padella antiaderente va benissimo uguale. Scusa Daniele, ti interrompo solo un secondo Sì. per salutare una persona che ci saluta, Gino, che è tutti i giorni in diretta e ci tengo che è il compleanno del nipotino che è delizioso. E poi Emischilla ha detto che invece si fa il risotto col salmone stasera, poi gli chiediamo Beh, come si dai. prepara. Buono. Scusa, allora dicevi, padella importante di ferro, ok? Sì, una padella un po' pesante. Una padella. Sì. Io qua, allora, a quel punto ho il mio fegato tagliato a listarelle sottili, diciamo quei 3 centimetri, e lo tengo là da parte. Assieme, nello stesso piatto, quindi ho il piatto, ci metto il fegato, ci metto le cipolle, Sì. quelle già brasate, e ci metto una noce di burro. Ok. Allora, padella ben calda, e quando l'olio è proprio, deve essere bello caldo, butto dentro il fegato. A quel punto, il fegato avrà questo shock termico, gli do una padellata veloce, l'olio avvolgerà tutto il fegato e quindi andrà a cautelizzarlo. E a quel punto i liquidi resteranno all'interno. Cosa Certo. faccio? Butto dentro la noce di burro che non mi serve altro per raffreddare un attimino la temperatura e a quel punto scarico i grassi in eccesso. Chiarissimo. Ok? A quel punto metto la cipolla, mescolo per bene, una spolverata di prezzemolo, sale, pepe e sei a posto. Della polenta morbida o alla griglia, come preferisci. Non metto vino perché secondo me se la materia prima è eccellente, non hai bisogno di camuffarla. Anzi, è bello sentire il vitello che a quel punto è quasi dolce e con la cipolla diventa un'armonia unica, secondo me è proprio piacevole in quel senso. È dolce, diciamo, però è quella la sua peculiarità e il piatto, secondo me, risulta un piatto di successo se arrivi a fare questo, insomma. Se si Sì. cominciano a sentire quelle note amarotiche e anche di oli bruciati, diventa, dice, ma caspita, magari chi è la prima volta che lo affronta, dice, ma se questo è il fegato maestro non mi piace. Però io posso assicurare che se fatto con i dovuti crismi è un piatto eccezionale. Allora, ti devo confessare che no, io non mangio tanto volentieri il fegato, anche il foie gras lo mangio poco perché non mi piace molto, però l'hai descritto in un modo così fantastico che
non No, mangerei provalo. volentieri. Io consiglio di provarlo. Proveremo il tuo, mi sa. Ma la Dai. Lilia chiede, ma dell'alloro ci starebbe bene? Sì, anche una foglia d'alloro. L'alloro, anzi, hai fatto bene a ricordarmelo, lo potete usare per abbrasare la cipolla. Quindi quella notta di Ottimo. alloro gli sta benissimo. Certo. Certo. Va bene, chef. Senti, sei stato molto bravo. Ci hai fatto venire una grande fame. Ma grazie. E non vediamo l'ora di venire a Venezia perché Io noi spero di rivedervi presto, stiamo allora, dai. organizzando un pullman virtuale che va in tutta l'Italia. Magari, vabbè, da te ci veniamo col vaporetto. Però Il vaporetto è intanto vicino, tra l'altro, siete a due paesi, lo la conosci fermata è bene, vicina. dai. Sì. Vicina, sì. E, no, senti, Daniele, spero di vederti presto davvero a Venezia. Ti auguro di cominciare presto a lavorare. Insomma, ti auguro belle cose. Ti ringrazio molto per questa diretta e a presto. Grazie per il vostro tempo, a presto. Grazie infinite. Ciao. Vero, bravissimo anche lui. Ma Amischilla, ti vedo ancora passare. Io se vuoi ti aggiungo e mi racconti come fai il riso al salmone, noi siamo tutti interessati. Secondo me dovresti andarlo a trovare al ristorante il nostro amico Daniele perché è molto, molto bravo. Poi conoscerai Gritti, un posto bellissimo. E comunque, poi vabbè, poi c'è Venezia che non si fa, come dire. Sto provando a collegare Emis, ma magari non ha voglia visto che l'ho collegato così. Saluti dalla Turchia. Ciao, ciao Pasquale, che non ti avevo ancora visto passare. No, sono curiosa del risotto col salmone perché è una cosa che io vedo un po' anni 80. Me lo dico un po' per provocare Emis, che magari ha voglia di rispondermi. Cioè, una versione un po' anni 80 di quella che era la pasta con le penne vodka. Ciao, chef Facchini. Ciao, tenete botta in America. Anche a me piacerebbe sapere quando metti il salmone, perché il salmone poi diventa troppo cotto e ma, come dire. Comunque non riesco a collegarlo, non so perché, vediamo se ci riprovo, perché poi voi sapete bene che con la tecnologia alle volte la linea è un po' disturbata, ma noi siamo sempre molto determinati a vincere e a ottenerla, a farcela. Aspettate, vediamo se si collega. Comunque intanto vi dico che nei prossimi giorni avremo anche salmone, arancio, zenzero e riso venere. Interessante questo. Il salmone quando lo mette se è fresco affumicato, qui le domande piovono, però non riusciamo a collegare Emis, magari faremo una diretta apposta per farci dire i tuoi segreti di cucina. Intanto vi aspetto comunque nei prossimi giorni con Silvia Barbam, che è una cuoca italiana che sta a New York City, a Brooklyn, però è a Brooklyn, ma è stata, se non con ora Emis, può un'altra volta. Sì, Luisa, gliel'ho chiesto, glielo chiederò senz'altro. La Silvia Barbana è a Brooklyn ed è una bravissima allieva di Marchesi e di, scusate, c'ho qui un giovane ospite che vuole farmi vedere il suo succo di fragole e i baffi, scusa amore, sto parlando al telefono, anzi, e invece entra Emis, attenzione che entra, vediamo, proviamo ancora, proviamo l'ultima volta perché non li voglio neanche imporre, queste, sapete che non sono molto, non mi piace invadere, mi piace, come dire, evadere, ma sarebbe veramente un bel colpo. Proviamoci. Proviamo, vedo connessione. Mannaggia questo Instagram. Però noi siamo gente tenace, vero no? E poi vi racconto, e poi avremo anche, ciao Loretta Berra, avremo anche mio bimbo è appassionato di frullati di fragola con banana. È appena passato con uno, è proprio. E poi avremo anche Gennaro Nasti questa settimana, che è un ragazzo che fa delle pizze pazzesche a Parigi, cioè è riuscito a convincere i francesi che la pizza non è solo sì, un po' di pasta, un po' di pomodoro, no, è riuscito a fare un lavoro molto gourmet. Ci Bravo, chef sente? Facchini. Vediamo se riusciamo, perché vedo connessione, ma credo ci sia proprio un problema tecnico, non tanto una mancata volontà di entrare. Vediamo, riproviamo. Provo l'ultima volta, poi se no ci vediamo domani. E comunque proverò assolutamente a organizzare una diretta con Emischilla. Che ridere però, ragazzi, con questo Instagram. Quante cose stiamo facendo insieme. Ti sente Emis? Si è sentita la voce? Dai che ce la facciamo, Emis. Forza, Instagram. Se no, ti colleghi tu e veniamo noi da te, ormai è come un salotto, no? Questa connessione. Aspetta, sai cosa puoi fare, Amy, se mi senti? Prova a chiedermi tu di essere aggiunto
e forse riusciamo al meglio, perché io qui ti ho aggiunto senza che tu me lo chiedessi. Aspetta, eh? Te facciamo questo colpo. Vediamo, vediamo. Niente, ragazzi, l'ho perso. Comunque vi assicuro che, vediamo se proviamo. Vediamo se proviamo, vi assicuro che sono divertenti queste cose, perché poi altre volte ci sono I can hear your voice, inspired, il bello della diretta. Sì, cioè stiamo provando a fare così, cose in libertà. Un rapper che fra l'altro è un gran palato, perché non fatevi male, come dire, Emis ha un palato pazzesco, per quello che lo volevo includere. Comunque niente ragazzi, intanto siamo felici con Daniele che ci ha fatto pensare a Venezia e al bellissimo Hotel Gritti. Ci vediamo domani, ore 17:30 con l'ora di cena. Un bacio a tutti e un bacio anche a Emis. Chissà come sarà quel suo risotto al salmone. Ciao.